approvata la legge sui parchi. Sostegno a imprese colpite da calamità. Insediata la Commissione Legalità. Nella seduta del 28 luglio il Consiglio regionale ha approvato la legge sui parchi e le aree protette. Inoltre ha modificato la norma sul trasporto con autobus, prevedendo che anche le imprese con autorizzazione di un'altra regione o Stato dell'Unione Europea, ma con attività in Piemonte, rispettino il divieto di utilizzo di veicoli con più di 15 anni e 1 milione di chilometri percorsi. In chiusura di seduta l'Assemblea ha approvato 3 documenti, rispettivamente per applicare in Piemonte il testo unico sull'edilizia, sostenere il corpo volontario dei vigili del fuoco e monitorare il rispetto della parità di genere negli enti locali e negli organi di controllo. In copertina! Dopo 3 sedute di aula, il Consiglio regionale ha approvato il 28 luglio il provvedimento di riordino delle aree protette. La legge rivede la governance del comparto, diminuisce gli enti di gestione che passano da 14 a 12, istituisce nel Cuneese il nuovo Parco del Monviso e la riserva della Grotta di Rio Martino, attribuisce le competenze sui Sacri Monti all'Assessorato alla Cultura, promuove e valorizza la vocazione turistica delle aree protette. La seconda commissione opere pubbliche, riunita in sede legislativa, ha approvato la legge presentata dal gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate da calamità naturali. Il provvedimento propone l'istituzione di un fondo regionale presso Finpiemonte, cui le aziende possono accedere per ripristinare i danni causati da eventi meteorologici e riprendere l'attività. Permette veramente di avere sempre, diciamo così, fondi di pronto intervento e nello stesso tempo anche con la possibilità di avere un fondo legato al sostegno a quelle imprese che vorranno attivarsi dal punto di vista assicurativo, cioè quindi fare delle assicurazioni dedicate e quindi sostenere il premio con un contributo a fondo perduto. Naturalmente in termini di emergenza, o meglio di particolari situazioni, la Giunta nel programma attuativo avrà la possibilità comunque anche di definire eventuali fondi perduti. Esprimo grande soddisfazione per la conclusione dell'iter che ha portato alla votazione della legge che istituisce un fondo a favore delle imprese alluvionate e per il territorio piemontese. Credo che il modo in cui abbiamo lavorato sia un modo da seguire, la filosofia che ci ha accompagnato anche, cioè quella di lavorare insieme per aiutare imprese e territorio, soprattutto nei momenti di difficoltà che vengono causati o portati da alluvioni o altre calamità naturali. Con l'elezione a presidente di Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, e a vice di Domenico Rossi, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, si è insediata a Palazzo Lascaris la Commissione Speciale di Indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, istituita il 26 maggio. Tra i suoi compiti, il monitoraggio e la vigilanza su corruzione e infiltrazioni mafiose, interventi per il contrasto del fenomeno criminoso e promozione della cultura della legalità. Siamo soddisfatti per la partenza della Commissione Promozione della Legalità. Nonostante le polemiche, noi abbiamo dovuto registrare un veto inaccettabile su un consigliere del nostro gruppo. Io ho accettato l'incarico anche se era un incarico per il quale non mi ero candidato e abbiamo proposto con successo Francesca Frediani alla vicepresidenza. Noi pensiamo che questa commissione debba partire al più presto e se ci sarà chi in polemica non vorrà far partire i lavori della commissione se ne assumerà la responsabilità. Sottolineo la necessità per la Commissione di spostare subito il livello dallo scontro politico che c'è stato anche nelle elezioni della vicepresidenza al massimo livello istituzionale, che metta al centro il bene dei cittadini, che la Commissione possa lavorare al meglio al servizio del Consiglio e dell'intera Regione. Sono tanti i temi che dovrà affrontare, prima di tutto però credo che dovrà fare uno sforzo di approfondimento per superare quelli che sono stereotipi e pregiudizi, perché soltanto superando il livello della cronaca noi potremo essere incisivi nel supportare la promozione della cultura e della legalità, ma anche le altre commissioni con proposte di legge specifiche sul tema della lotta ai fenomeni mafiosi.